Vi volevamo raccontare una storia che ci ha commosso particolarmente, la storia di Margherita. Margherita ha 11 anni, è un'atleta non disabile che però ha scelto di giocare a basket in carrozzina. Ce la racconta Monica Matano. Adesso voglio leggervi la dedica che mi ha scritto quando l'ho incontrata. Per la persona che vuole vincere più di tutti. Dai è tutta, bebe. Questa dedica mi è piaciuta tantissimo perché in un certo senso è vero, voglio vincere più di tutti, diciamo. E sì, è molto bello. Idee chiare, forte personalità, sensibilità rara. Margherita Contrastini, 11 anni appena compiuti, ha in Bebe Vio la sua campionessa di riferimento. Ammiro tanto il suo coraggio e la sua forza di essersi rialzata da quella situazione in cui era quando aveva la meningite. Grazie al suo amico Gionelli, incontrato negli anni della scuola dell'infanzia, ha conosciuto la Bebe Vio Academy e si è appassionata allo sport paralimpico. Mi insegna che si può stare tutti insieme, tutti, quelli disabili e quelli normo. Dovrebbe essere così anche non nello sport, ma nella vita di tutti i giorni. Non so se siete coraggiosi o matti, ma so che questa è la vostra occasione di essere campioni. Viene notata dagli allenatori della Breantea 84, società storica lombarda con 150 atleti, 5 settori sportivi e una grande attenzione alle persone con disabilità. La sua passione per il basket in carrozzina è autentica e lascia tutti sorpresi, allenatori e famiglia. I primi allenamenti si è appassionata subito al basket, io e Charlie ci siamo guardati e abbiamo detto lei ha fatto apposta per il basket in carrozzina. Cammina col sorriso e quando gioca col sorriso continua a mantenerlo. Quindi Margherita credo sia un esempio un po' per tutti, al di là del paralimpico o dello sport non paralimpico. Margherita è da prendere esempio come persona, non come solo sportiva. Perché ti piace il basket in carrozzina? Lei ci ha risposto perché andiamo tutti alla stessa velocità. Non sapevo neanche cosa rispondere. A settembre i primi allenamenti, a dicembre l'esordio nel campionato WISP e nella seconda partita quel canestro tanto sognato, il coronamento di una bellissima favola sportiva che ha un solo nome. 3,